Melchiorre Zarelli, presidente del Comitato Regionale Lazio, in questo appuntamento che ormai sta diventando una tradizione qui a Latina, è importante per la federazione della Coppa Disciplina, sicuramente aiuta per quanto riguarda la correttezza, il fair play, tutti i valori che voi sicuramente vi proponete di trasmettere e che sicuramente sono recepiti dalle società, soprattutto in questi ultimi anni. Certamente, noi cerchiamo sempre maggiormente proprio di dare evidenza e pubblicità ai comportamenti virtuosi delle nostre società, dei nostri tesserati, perché fanno bene al mondo del calcio e sono quelli che veramente ci consentono di presentare un biglietto da visita di grossa qualità. Quindi noi diamo tanto spazio a queste premiazioni, premio disciplina, come ho detto prima in occasione dell'intervento che ho fatto. E noi quest'anno abbiamo voluto instaurare anche il premio Leali fino in fondo, dove andremo a premiare con dei defibrillatori, perché sarà necessario alle società fornirsi di questi defibrillatori, a quelle società che al termine del girone di andata hanno la miglior disciplina dei vari gironi di ogni singola categoria. Quindi andremo a premiare ben 24 società con questi defibrillatori tutti completi, funzionanti e quant'altro. E non solo questo, anche al fine del girone di ritorno, quindi al termine del campionato, andremo a premiare ulteriormente 24 società che avranno conseguito il miglior premio disciplina con un bonus da utilizzare per l'iscrizione all'anno successivo. Quindi vedete che siamo anche molto attenti a incentivarli sempre più, anche se le nostre società stanno provvedendo molte volte da se stesse a avere dei comportamenti virtuosi, anche perché poi alla fine chi ne paga le conseguenze sono loro, perché quando un giocatore commette una violenza contro un arbitro, un dirigente commette una violenza contro un arbitro, alla fine chi ne paga le conseguenze è sempre la società, quindi hanno tutto l'interesse, ma soprattutto ormai è entrato nel loro DNA questa valorizzazione della disciplina che fa ben sperare per il futuro. Siamo con Biasilo della Gymnastic Studio Fondi, una stagione quella scorsa che ha visto grandi protagonisti, siete riusciti a vincere il campionato, insomma questo vuol dire che la vostra società è sicuramente dal punto di vista della competitività una società importante. Sì, l'anno scorso abbiamo allestito una squadra che ci ha permesso di, tra virgolette, stravincere un campionato con una partita persa, una pareggiata e una è la prima di campionato persa a tavolino per un cavillo burocratico, però la squadra ha reagito a questa prima battuta d'arresto iniziale con carattere, mettendo in campo tutta quella che era la qualità, la tecnica, la tenacia dei giocatori, e che è stata sfruttata poi al meglio dal mister Treglia, che tutto questo ci ha permesso di giungere poi alla fine come vittoriosi del campionato di C2. Quanto è importante la programmazione per una società come la vostra, e soprattutto la realtà dal punto di vista del futsal a Fondi è cresciuta enormemente negli ultimi anni, secondo te qual è la ragione? Allora, intanto la progettualità di una società è molto importante, perché senza un progetto penso che non si possano fare dei passi importanti, penso che non si possano scalare le categorie, e quindi di conseguenza noi abbiamo ben pensato di ripartire dalla C2, anche se potevamo essere ripescati in C1, e cercare quindi di scalare le categorie lavorando sulla squadra, sull'assetto societario e sui partner commerciali. Poi, per quanto riguarda il calcio a 5 a Fondi, è cresciuto molto, perché forse grazie a noi, grazie anche a altre società che investono soprattutto prima di tutto in passione per questo sport nuovissimo, giovane, e che comunque cercano di dare una progettualità anche loro a questo sport, siamo riusciti ad inculcare anche nella mentalità dei giovani che il calcio forse non è solo quello del calcio a 11, ma effettivamente anche un'altra realtà, quale quella del futsal. Graziano Marracino, allenatore della Virtus Latina Scalo, vi siete contraddistinti lo scorso anno per educazione, per correttezza, per aver vinto soprattutto la Coppa Fair Play. Questo vuol dire che la vostra società comunque dà sempre molta importanza a determinati valori.
Ma assolutamente sì, quello è il primo, le prime due parole che sono uscite nel momento che ci siamo messi seduti l'anno scorso, era un obiettivo comunque che probabilmente anche è più difficile da raggiungere, insomma. È la Coppa Disciplina, un obiettivo, come ho detto fin da subito, come sono uscite le classifiche, che seguo da tanti anni. Sono contento per questa cosa, perché abbiamo creato un progetto da quasi un anno. Nel momento che sono entrato io nella panchina della Virtus abbiamo creato un sistema, insomma, un po' più organizzato di quello che ci hanno visto la società, che comunque è molto giovane. Abbiamo un settore giovanile credo importante, al limite a livello numerico per quanto riguarda la struttura che abbiamo. Siamo ben contenti e felici, e tra l'altro sarà il primo nostro obiettivo per quanto riguarda il prossimo anno, insomma. Siamo con Primo Giora, responsabile del settore giovanile del Podgora. Allora, sicuramente per essere qui vuol dire che è stata una stagione fortunata quella scorsa. Sì, io sono arrivato quest'anno al Podgora perché venivo da un'altra realtà, però ho trovato un'organizzazione eccezionale. Cerco di dare una mano anche perché il presidente Giuseppe Mancini lo conosco da vecchia data e mi ha chiamato, e sto intraprendendo questa nuova avventura anche perché c'è stata una bella organizzazione, sono 4 squadre regionali più tutto il settore giovanile, perciò è un bel lavoro da fare, spero di farlo nei migliori dei modi.